incrociano il verde delle colline di Alessia a Cava dei Tirreni, Villa delle Rose opera da 30 anni nel settore socioassistenziale a favore degli anziani, dei cittadini affetti da demenza, in condizioni di fragilità o affetti da grave disabilità. Grande successo per il Distinguished Gentleman's Ride, il più grande evento mondiale di beneficenza per moto e motociclisti, di stile classico e d'epoca. Oltre 500 le presenze che si sono registrate alla manifestazione, svoltasi questa domenica appena passata. Un evento che ha coinvolto 600 città del mondo in 95 paesi, 37 sono state le città italiane che hanno voluto promuovere l'iniziativa volta alla raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata. Location Campana d'eccezione, la splendida costiera amalfitana. Partiti infatti alle ore 10 da Amalfi, i tanti centauri partecipanti hanno viaggiato lungo la strada statale 163 amalfitana fino a raggiungere la città di Cava dei Tirreni. Siamo stati ad Amalfi, una città bellissima che ci ha accolto in maniera stupenda. Lasciata la costiera amalfitana, dove non abbiamo trovato difficoltà perché la Polizia di Stato ci ha scortati con i falconi ed è andata benissimo. Dicevo, lasciata la costiera, siamo stati a Salerno, allo stesso modo abbiamo trovato una disponibilità, un'accoglienza incredibile da parte dell'amministrazione comunale. A Piazza della Concordia è stato davvero bello, lasciata Salerno siamo venuti a Cava, dove insomma l'accoglienza è spettacolare. L'iniziativa, ideata nel 2012, parallelamente all'edizione australiana, quest'anno aveva come obiettivo ambizioso quello di abbattere il muro dei 5 milioni di dollari australiani destinati alla ricerca. Un traguardo raggiunto con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Il DGR si preoccupa di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata, che purtroppo è la forma tumorale più diffusa tra gli uomini superati i 40 anni. Un'organizzazione internazionale che fa sede a Melbourne con la Movember Foundation. L'obiettivo di quest'anno è raccogliere 5 milioni di euro, siamo già a 4 milioni e mezzo, per la fine della giornata riusciremo a raccogliere questi fondi. Tutti online con carta di credito sul sito del Gentleman's Ride.